di averli qua. Anzitutto grazie per questo invito e per l'occasione di conoscere questa realtà che ovviamente, mi diceva il sindaco, è un po' un fiore all'occhiello di quest'area, sì. Soprattutto perché, grazie a Dio, mantiene l'occupazione, questo è molto importante. In un momento in cui il nostro paese ha conosciuto una stagione di crisi, da cui sembra comincia a rialzarsi, il fatto che qui sia stata mantenuta l'occupazione, sì. E la si voglia mantenere, anzi sostenere, credo che sia un segno molto molto positivo. Visitando la diocesi a Tappeto ho conosciuto tantissime aziende. Devo dire che qualche volta ho dovuto anche con chiarezza richiamare anche la proprietà di alcune, perché qualche volta è stata fatta una delocalizzazione selvaggia che ha comportato tanta perdita di posti di lavoro. Faccio il solo esempio, per me molto doloroso, della Golden Lady, dove come sapete oltre 400 dipendenti hanno perso il lavoro perché la società ha delocalizzato in Serbia. Io penso che la delocalizzazione, che apparentemente ha dei vantaggi economici, porta però anche dei grossi rischi, perché i paesi dove si delocalizza sono paesi spesso in rapido cambiamento e non è escluso che in tempi non lontani ci siano le stesse esigenze di paesi come il nostro, i paesi europei. Quindi a prescindere dal discorso etico, che secondo me deve mettere al centro la persona del lavoratore e tutelarne i diritti, oltre che naturalmente incoraggiarne l'adempimento dei corrispondenti doveri, c'è anche un discorso economico, su cui ovviamente non mi fermo, ma che certamente dal punto di vista di una riflessione più ampia deve essere tenuto in conto. Ecco perché la prima cosa che vorrei dire è il mio apprezzamento per il fatto che si mantiene qui l'azienda, che la si vuole mantenere, la si promuove come centro propulsore di tutta una rete che investe anche la presenza della vostra produzione in tutti i continenti, quello che ho capito, esatto. Sia come luoghi di produzione ma sia anche come luoghi di destinazione del nostro prodotto. In altre parole, quello che voi fate, e ho visto ognuno con passione e impegno, ho anche apprezzato che ci sia anche una sorta di scelta di genere, ci sono lavori più femminili dove si vede la precisione, l'eleganza, sono lavori più maschili dove c'è invece da fare una sorta di organizzazione, diciamo, sì, razionale del prodotto della spedizione. Bene, tutto questo diciamo, fa onore a tutti quanti voi, per cui oltre che ringraziare dell'invito e apprezzare della scelta fatta di sostenere qui l'azienda, io veramente vorrei ringraziare e benedire tutti quanti voi, perché esperienze positive di produzione e fanno onore al nostro paese, ma ne garantiscono anche il futuro, specialmente per i nostri figli, per i nostri ragazzi. Quello che chiedo al Signore è che sostenga sempre tutti quanti voi nella salute dell'anima e del corpo, benedica le vostre famiglie, vi faccia sentire sempre una comunità dove si lavora in un clima sereno. Il rispetto della dignità della persona e del lavoratore è fondamentale. Ognuno deve sentirsi rispettato nella sua dignità e anche nella sua professionalità, perché ognuno ha la sua professionalità nell'ambito che gli è affidato. E questo criterio, mi diceva prima il De Cecco, è stato anche ispiratore sin dall'inizio del fondatore, da parte del fondatore, che è il papà, che ha voluto sempre mettere al centro la dignità della persona. Ecco, questo è un principio fondamentale anche della dottrina sociale della Chiesa ed è un principio, a mio avviso, non solo eticamente necessario, ma anche dal punto di vista dei risultati economici aziendali, è un principio fondamentale, perché dove le persone non vengono rispettate è tutto il lavoro che ne risente, ma dove la persona si sente rispettata nella sua dignità e in qualche modo partecipe, allora c'è anche una sorta di coinvolgimento diverso. Io ricordo una volta, facendo l'incontro con i dipendenti delle aziende della pasta Fara San Martino, presente un altro De Cecco, alla domanda qual è il segreto della pasta di Fara San Martino, l'aria, l'acqua, lui mi risponde, alla presenza di tutte le maestranze, mi risponde, è la qualità dei nostri operai.
Ora, al di là del fatto che possa averlo detto con un po' di captatio benevolenze, però di fatto mi sembra che sia un principio molto giusto, cioè la persona umana è il centro di tutto. Ognuno di noi è immagine di Dio e come tale va rispettato e custodito nella sua dignità. E allora io prego perché il vostro lavoro sia sereno, fecondo, perché ognuno di voi senta di poter contribuire. Mi fa anche molto piacere che avete degli orari umani a quello che ho capito. Cioè mi sembra che ci sia uno spazio congruo per il pranzo, aspetto non indifferente soprattutto nella nostra cultura italiana ed abruzzese in particolare. E poi anche avete la possibilità, terminando tutto entro le 6 del pomeriggio, di avere una serata in famiglia che vi consenta le relazioni umane e familiari che sono fondamentali. Ringrazio anche gli amministratori di essere presenti perché è un segno di attenzione che danno alle attività produttive della zona. I miei sacerdoti, a cominciare dal parroco, che voi come Massimo, Don Ettore, che coopera nell'azione pastorale, Don Andrea, che probabilmente conosce anche da più tempo, Don Guido, che è l'attuale parroco di Vacchi, nonché mio segretario. Allora inviterei tutti quanti voi, se volete, con tanto rispetto per tutti, anche se c'è qualcuno che non crede, con molto rispetto, a pregare insieme il Signore con le parole che Gesù ci ha insegnato. Poi leggeremo il piccolo brano della parola di Dio. Anzi, facciamo l'inverso. Leggiamo prima la parola di Dio dal Vangelo secondo Marco, vi dico un pensiero, facciamo insieme una preghiera e poi leggiamo il Padre nostro Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, partito di là, Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò ad insegnare nella sinagoga e molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano di lui. Parola del Signore. Vedete, questo brano ha vari aspetti su cui potremmo fermarci, io ne colgo uno soltanto. La capacità di aprirsi al nuovo, di stupirsi, perché lo stupore significa cogliere una novità. Io ho ascoltato prima la storia di questa azienda. All'inizio di tutto c'è stato uno scatto, io dico, di santo orgoglio, perché suo padre, che lavorava in Belgio, aveva intenzione di stabilirsi in Belgio, quindi non sarebbe neanche nata questa azienda. Se non che un giorno, dopo tanti sacrifici, e la signora mia testimone, decisero di comprare una casa. Ma il proprietario della casa, appena seppe che erano italiani, non volle venderla loro. Ed è allora che scattò la moglie. Questo non è giusto, perché è una offesa alla nostra dignità di persone. Torniamo in Italia, investiamo lì, rischiamo lì, ma manteniamo la nostra dignità. Ecco, io credo che questo sia l'apertura al nuovo. Capire che ci sono momenti nella vita in cui ci sono dei valori morali, la dignità della persona, della propria identità, che sono più importanti anche di un possibile accomodamento economico. Essere aperti alle sorprese e mantenere saldo il principio del rispetto della dignità di ognuno. Sono due componenti che fanno l'innovazione, la creatività, che rendono possibile anche il successo in campo economico senza calpestare nessuno, ma anzi cercando di promuovere il valore e la dignità di ogni persona. Il Signore vi aiuti tutti a riconoscervi sempre persone da rispettare, di cui cogliere la dignità e il valore, aprendovi anche alla sorpresa che ognuno è per l'altro nel momento in cui si sente a suo agio nella relazione.
Mi auguro che fra di voi ci siano rapporti di stima, di rispetto, di amicizia, di cooperazione. Mi auguro che nell'azienda regni sempre questo principio fondamentale di cogliere in ognuno di voi non un dipendente, ma un collaboratore, qualcuno la cui persona, la cui dignità è importante e va valorizzata. E prego perché proprio questo dia uno stile di familiarità e di serenità sempre costante alla vostra azione e la renda perciò anche più efficace dal punto di vista del futuro e del bene vostro, dei vostri figli, delle vostre famiglie. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ed ora benedico tutti quanti voi con l'acqua simbolo del nostro battesimo, che è il momento in cui siamo stati uniti al Signore Gesù e divenuti famiglia dei figli di Dio, nella quale essere uniti nell'amore del Signore e nel rispetto reciproco. Il Signore benedica voi, benedica le vostre famiglie, benedica il vostro lavoro, renda sereno e fecondo il vostro futuro. I piccoli e grandi, a cominciare dai piccolissimi che sono presenti, c'è una rappresentanza sindacale dei neonati in mezzo a noi, ma penso che nelle vostre case ce ne saranno. Chi è che ha figli piccolissimi in mezzo a voi? Sei nipoti. Beh, sono nipoti. Siamo tutti over. No, se dire la verità, se lo siete, nascondete molto bene. Grazie. E allora, per l'intercessione di Maria Santissima, vi custodisca, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Auguri a tutti, pregherò per voi e vi chiedo anche di pregare per me tutta la diocesi per il nostro servizio pastorale. Con due parole, voglio ringraziare il sindaco, il vice sindaco e il assessore che sono venuti qui a rappresentarci. Se ci vuoi dire qualcosa di parole, Luciano, se puoi dirlo, ma... Un amico, grande commozione perché questo è un momento bellissimo, sta per arrivare il Natale e quindi a Natale bisogna essere tutti bravi. Io penso che... Non sono a Natale! Lo diciamo poi comunque arriviamo a Natale, poi dopo Natale vediamo. Beh, io penso che un pensiero va comunque indirizzato a Mario perché non penso che qualcuno di San Giovanni di Arino l'abbia potuto mai dimenticare. Io ancora oggi ascolto in giro nel paese alcuni discorsi quando si parlava del benessere. Questo benessere era uno degli artefici sul territorio di San Giovanni, è stato lui. Penso che come non lo abbia dimenticato io, nemmeno voi lo avete fatto, e un pensiero va a lui. Per il resto speriamo che Giampiero riesca a portare avanti questa azienda così come ha fatto il papà e riesca a dare ancora altre opportunità ai vostri figli in primis, perché trasferire il know-how da genitore a figlio è una cosa fondamentale. E poi dia ancora di più al territorio parte di queste ricchezze, perché noi siamo in difficoltà, Per essere pragmatici. Fa un discorso politico. Quindi vi faccio a nome di tutta l'amministrazione comunale un auguri di buon Natale, buon anno, buone feste, in pace e in serenità. Per il resto noi siamo sempre là dentro e stiamo discutendo per i vostri problemi. Se ci dovete dire bene ditecelo, se ci dovete dire male dicelo lo stesso. Poiché siete tutti della zona, sapete che qui noi abbiamo avuto un'idea di investire in un progetto, quello della nuova chiesa di San Rocco, no? E sapete che esso è stato progettato da uno dei più grandi architetti del mondo, Mario Boccia, il quale... Il progetto in quanto tale me lo ha regalato, perché io lo conoscevo da tempo ed è stato un bel gesto, naturalmente la chiesa però costa perché è un'opera importante, ma è un valore aggiunto, come è stato detto più volte, per tutta la nostra area, per tutto l'Abruzzo, perché sarà un'opera, è un'opera di architettura moderna, di prima qualità, che si trova in quest'area a 200 metri dall'aeroporto di Abruzzo. Allora io a nome del parroco e anche del cooperatore voglio lanciarvi l'idea di visitare spesso la comunità parrocchiale. Adesso speriamo che i lavori sono ripresi, che possiamo in un tempo non lunghissimo poter completare la chiesa e inaugurarla. Comunque intanto, come sapete,
la comunità va avanti, funziona egregiamente anche pur nei locali sacrificati, e in ogni caso per dirvi che siete sempre benvenuti, ben accolti, i nostri sacerdoti sono qui, questo ve lo posso dire perché li conosco, sono qui perché vi vogliono bene, vorrebbero servire voi e i vostri cari nel cammino della fede e anche nel mantenere sempre la serenità e la fiducia del cuore. Auguri a tutti. Grazie.